Ma ieri la Corte Costituzionale, che ne dica la Lega, lasciatemelo dire alla romana, hanno preso una tramvata. E da questo punto di vista è stata demolita la legge Calderoli su punti essenziali, perché la Corte che cosa dice? Che bisogna tutelare il principio di sussidiarietà, l'eguaglianza sociale e l'unità del Paese. Sono proprio le questioni su cui noi abbiamo contestato al governo, ed è sconfitto il mercimonio tra Salvini e Giorgia Meloni, ovvero il premierato in cambio di autonomia differenziata. La Costituzione va rispettata, esiste una Corte Costituzionale, è ora di farla finita di delegittimare tra l'altro la magistratura e la giustizia, perché sono dei capisaldi della nostra democrazia. Cosa cambia per il referendum? A questo punto la maggioranza può prendere tempo anche da quel punto di vista? Ma vedremo, innanzitutto andrà letta nel dettaglio la sentenza. Il presidente del comitato referendario Flick, che è stato anche lui presidente della Corte Costituzionale, leggerà e leggeremo insieme ai nostri tecnici. Innanzitutto però, grazie ai ricorsi delle regioni, oggi noi abbiamo disarticolato, demolito la legge Calderoli, che non è più assolutamente quella di prima. Noi non siamo mai stati contro l'autonomia delle regioni, ma quello era un egoismo federalista che voleva sottrarre le risorse al sud e demolire, diciamo, fondamenta del nostro paese. Per quanto riguarda il referendum vedremo, ma io sono estremamente fiducioso che ci possa essere il referendum nella prossima primavera.